contro la vita sedentaria, contro le comunelle che giocano in giro in moto a bighellonare. Questo tipo di attività sportiva riesce a creare competizione tra i giovani, lanciando di sfide e al contempo permettendo di svolgere attività fisica. Salve, buonasera a tutti, Bruno Perlic e l'amico professore e maestro Luigi Alberi. Allora, velocemente, ma io non sono bravo come l'amico che mi ha preceduto a fare l'oratorio a braccio e quindi ho scritto quello che ritenevo importante. Diciamo che un titolo può essere il benessere nel parco, ma il titolo veramente il titolo è quello di superiamo, come diceva la 5 secondi gentilmente, quindi bravissimo. Perfetto, niente, lasciamo stare. Scusate, sì, in effetti. Allora, perfetto, comincio. Il progetto nasce da una visione di un gruppo di persone relativa ad una zona di Siracusa, la Balza Gradina, per i siracusani ad Estrosi, che possa diventare la villa di tante città, piccole e grandi, dove trovare le panchine per sedersi e leggere un libro, due campi di bocce per i nostri nonnini, la pista ciclabile o pedonabile per correre o marciare, un percorso dove le mamme possono passeggiare con i carrozzini, le fontanelle per dissetarsi, una zona fitness dove potersi allenare all'aperto, un piccolo space dome per i nostri pelosetti e perché no un piccolo anfiteatro per piccoli eventi e ultimo ma non ultimo, riappropriarsi di un sito archeologico perché le nicchiette che si intravedono ci riportano al culto dei morti di chi abitava e veniva in questa zona 2000 anni fa per pregare gli dèi o i propri cari defunti. Noi col Comitato Attivisti Siracusani siamo qui proprio per una di queste idee, specificatamente alla zona fitness, o per meglio dire uno spazio che verrebbe attrezzato con dei punti di allenamento che costituiranno un circuito militare. Ne vedete alcuni, faccio scorrere il video, che niente avrebbe di militare o bellicoso, ma solo un insieme di ostacoli rigorosamente green ed ecologici che consentirebbero ai frequentatori di allenarsi mettendo alla prova le loro capacità di forza, velocità e resistenza, qualità fisiche che devono essere proprie dello sportivo anche occasionale. L'attività fisica è un'occasione di socializzazione e interazione che permette di tenersi attivi non solo nel corpo ma anche nello spirito. Spazio quello della Balza Gradina che verrebbe attrezzato con attrezzature semplici per la salute dei cittadini, perché come dice uno studio inglese condotto dallo Sport Industry Research Center, ogni sterlina, nel loro caso investita in attività fisica e salute, ne genera 4 di ritorno in termini di soldi risparmiati di sanità pubblica. Pensiamo a una città fondata anche sulla salute, una salute che consenta alla gente una qualità di vita migliore, una qualità di vita che permetta alla gente di guardare con maggiore ottimismo al proprio futuro, un futuro fatto di prospettive per se stessi e per i propri cari, e non una vita passata da malati e magari pagando i medici per prolungare la vita, ma una vita da malato. E questo lo dice il dottor Homer, eminente studioso ed ex responsabile dei progetti della NASA che portavano nello spazio gli astronauti americani, russi ed europei, ora fondatore di un progetto programma basato su 4 punti: allenamento, nutrizione, nutracellica, cioè l'assunzione dei giusti integratori, e uno stile di vita soddisfacente. Quindi la rigenerazione di questo bellissimo spazio pubblico come luogo di pratica sportiva, ma anche, ripeto, luogo di incontro, socializzazione, gioia di vivere. Quindi, qualora ci aggiudicassimo il passaporto per la finale, scusate la prosecuzione, ce lo aggiudicheremo, organizzeremo un evento festa sportivo per l'inaugurazione del nuovo sito. Vorremmo la presenza di un testimone di eccezione, potrebbe essere proprio il nostro assessore Cipilisco, ex campione del mondo di salto con l'asta, ad aprire i giochi. Programmeremo una serie di gare specifiche che facciano accorrere gente da fuori per misurarsi sportivamente, questo significa anche turismo. Il nostro progetto potrebbe essere apripista per la rigenerazione a nuova vita di altre zone in questo momento in ombra o dimenticate, zone verdi che diventerebbero palestre di strada senza essere in strada. Potremmo essere la prevista di associazioni sportive che curino all'aperto l'allenamento di bimbi adolescenti, staccandoli per un tempo ottimale dai cellulari, computer, console umani, facendo respirare loro aria pura. Il nostro tempo meteorologico ce lo consente 10 mesi all'anno.
e facendo crescere in loro il senso dell'impegno, oltre che per la scuola, anche per lo sport e per l'allenamento, che consterà loro in termini di sudore, sacrificio e volontà per guadagnarsi un posto oggi in squadra, domani in società. E non dimentichiamoci delle donne e degli uomini, cioè degli atleti, che nell'attività fisica vedrebbero un momento di sbarco, incontro, socializzazione e un importante investimento sulla salute. Più ginnastica all'aperto uguale meno medicina, potrebbe essere il loro nuovo motto. E non dimentichiamoci dei giovani 25-35 anni che in questo sito riporterebbero gli ardori dell'età confrontandosi in gare oltre che allenamenti. Ultimo ma non ultimo sarà personale specializzato ad occuparsi del sito, specializzato perché proveniente dal mondo sportivo per studi specifici ed esperienza accumulata negli anni. Quindi signori, che dire, votate il nostro progetto, anche se non siete specificatamente voi a votarlo. Siamo qui quelli che rivalutiamo la balza gradina del comitato attivisti siracusani per il progetto Superiamo Insieme gli Ostacoli. La parola al maestro Armiero. Ok, grazie, scusate, io allora leggerò, io l'ho fatto molto più breve, sono più un tecnico. Allora, OCR o Bootcamp, questo qua che stiamo presentando, è uno sport emergente in cui un concorrente, correndo o camminando a piedi, deve superare vari ostacoli che richiedono un determinato. Le gare contengono varie tipologie di ostacoli che si presentano quelli usati nell'addestramento militare. Questo progetto ha messo a cuore, in quanto l'ho pensato come uno spazio sportivo per il fitness e la socializzazione per tutti, rivolto ai privati e alle palestre. Questo progetto è valido ai fini sportivi per gare a livello agonistico, tutte le ASD di Siracusa e provincia, che potrebbero essere anche alle, arrivare a regionali, interregionali, nazionali, eccetera. In base della giuria con misure appropriate, che c'è una base che qui non si vede, e scusate, mi sono perso. Inoltre, alla base centrale della giuria con misure appropriate si possono creare degli spazi utilizzabili per intrattenimenti, gruppi di balli, bande musicali, yoga e arti marziali di combattimento con da permettere che Tai Chi è un'arte marziale di combattimento con i suoi gesti fluidi e lenti, ricordo piuttosto la meditazione in movimento, ed inquadrati per gare agonistiche di kickboxing, karate, judo, lotta libera. Scusate,